dei settori più colpiti dalla quarantena decretata dal governo Sanchez è quello della ristorazione, settore in cui è notevole la presenza italiana. Ancora non si sa quando e come potranno riaprire i locali notturni, bar e ristoranti. Molti di questi, gestiti da connazionali, vivevano alla giornata. La stagione estiva, che era una boccata d'ossigeno, ormai è persa e il turismo tarderà a tornare ad essere come prima della pandemia, semmai qualcosa potrà tornare ad essere come prima. Quali sono le previsioni per il settore? Quale sarà il suo futuro? Ce lo spiega Andrea Maillazzari, esperto del settore, che da oltre 10 anni consiglia e accompagna chi desidera investire nell'ambito della ristorazione. Buongiorno. Qual era la situazione del settore prima della quarantena decretata dal governo Sanchez? Buongiorno a tutti. Ma dobbiamo dire che tutta la ristorazione, il settore è sempre risultato di interesse italiani all'estero. Ed in particolare qui in Spagna, gli ultimi potremmo dire 2 anni, c'è stata una grandissima presenza e apertura di nuovi ristoranti italiani di altissimo livello. Quindi potremmo dire che prima di questo stato di allarme era possibile mangiare veramente bene italiano in differenti ristoranti a Madrid. Come ha colpito il settore questa situazione inattesa, imprevista? Diciamo che è stata una chiusura dalla sera alla mattina, quindi un qualcosa di molto forte, oserei dire, psicologicamente ed economicamente. Psicologicamente perché ovviamente nessuno si aspettava, o meglio, noi un pochino lo sapevamo perché venivamo dall'esperienza italiana, quindi avevamo capito che qualcosa stava per succedere. Però è un conto pensarlo, un conto poi viverlo. Quindi dalla mattina alla mattina, come si dice qui, un sabato si è chiuso completamente tutto. Questo che ha comportato, uno, dover chiudere il ristorante in una forma quasi definitiva, perché non si sapeva quando andava riaperto, quindi smontare terrazze, organizzare frigoriferi. Qual altro problema? Perché ovviamente tante derrate alimentari sono andate perse perché sono beni deperibili. Quindi diciamo è stato un colpo molto molto forte. È stato creato un comitato gastronomico di cui lei fa parte, assieme al dottor Simone Turchetta, responsabile dell'ufficio commerciale della nostra ambasciata, Giovanni Arricò, segretario generale della nostra Camera di Commercio, Manfredo Boschi, presidente della delegazione spagnola della Federazione Cuochi Italiani, Maurizio Giubaldo e Alessandro Cresta. Qual è la funzione di questo e di questo comitato gastronomico? Sì, diciamo, faccio un piccolo cappello. Questa situazione chiaramente ha lasciato tutti estremamente spiazzati. Poi, come l'uomo, piano piano ci si va abituando alle situazioni e si comincia a reagire. Spiazzati anche perché molti locali sono in affitto, immagino, quindi bisognerà continuare a pagare l'affitto nonostante il locale resti chiuso. Esatto. Diciamo là, per dare un ordine, abbiamo dei problemi di sussistenza, quanto come giustamente si dice, i ristoranti devono continuare a pagare l'affitto. Questo è un grossissimo problema, perché io personalmente ho cercato di portare avanti una campagna di pagare il 20% in questa fase di allarme, perché è quello che un ristoratore, un imprenditore si può permettere, però non tutti i proprietari lo stanno accettando. Quindi questa è una delle battaglie aperte che i ristoratori stanno soffrendo. Inoltre c'è il discorso del domani, quindi come si affronterà il domani. E al domani bisogna arrivarci possibilmente i più carichi possibili. Io sono molto ottimista, molti miei colleghi si sta lavorando su nuovi menu, su nuove ricette per capire come saranno
i locali, le distanze tra i tavoli, si lavorerà solo con prenotazione, il personale userà le mascherine, stiamo vedendo i migliori prodotti per poter disinfettare i nostri locali, si stanno usando dei prodotti livello professionale usati negli ospedali, stanno facendo tanti, tanti passi e da tutto questo nasce questa iniziativa che è stata sintetizzata in una pagina web, un sito internet, Amigos della Pasta, essendo la pasta, diciamo, il piatto più riconosciuto a livello mondiale che associa la cucina italiana. E qui veniamo a che cosa? Veniamo a un progetto che vuole, da un lato, aiutare i ristoratori dal punto di vista finanziario e dall'altro aiutarli ad avere una clientela da quando si aprirà di nuovo. E quindi fondamentalmente che cosa diciamo? Diciamo a tutti i nostri amici e clienti, acquistate un buono di 10 piatti che i nostri chef stanno elaborando per fare un percorso nella ristorazione italiana di 10 ristoranti differenti tra di loro. Questo che cosa permette? A voi utenti di avere un prezzo speciale per dei piatti che saranno veramente unici. Dall'altro lato permette ai ristoratori, potendo avere questi denari in anticipo, di poter aprire il ristorante con un pochino più di serenità, perché andranno pagate ovviamente, come dicevamo prima, gli affitti, ma anche le materie prime per poter lavorare. E qui viene la domanda del Comitato Gastronomico, che è praticamente una figura che deve garantire la qualità di questi piatti che noi offriremo ai nostri clienti. Può spiegare un po' meglio, ad esempio, questi ticket, questi scontrini permettono l'accesso ad un piatto presente nel menù del ristorante o è un piatto unico che ci presenta il ristorante e chi ha questo scontrino si deve attenere a quello che offre il ristorante? È solamente un piatto o è il primo, secondo, dolce più una coppa di vino o è solamente... No, diciamo che siamo ristoranti italiani, quindi diciamo il concetto del menù spagnolo non lo portiamo avanti, noi vendiamo piatti e nel caso specifico sarà un piatto studiato appositamente per queste persone che credono in noi, quindi sarà un piatto che ha un costo estremamente più basso di quello che si troverà in carta. E potrà essere un piatto che diciamo è anche in carta, come potrebbe essere una pizza eccezionale, una buona carbonara, però è un piatto unico e specifico, quindi con 9,90 € a piatto si acquisisce un piatto. E cosa significa? Che se io vado al ristorante a mangiare, potrò tranquillamente ordinare dal menù, però avrò anche a disposizione questo piatto speciale già prepagato. Quindi se io vado a pranzo con la mia famiglia e siamo quattro ed ho acquistato quattro buoni, potrò usufruire di questi quattro piatti, più tutti i piatti che voglio da menù. Però è solamente un piatto e un qualcosa che non deve essere né troppo pesante per il cliente nella fase del preacquisto, perché si comprano oggi, quindi io pago 99 € oggi e utilizzerò questi buoni in un tempo che non so esattamente quale sarà. Questi buoni sono validi un anno da quando riapriranno i ristoranti, quindi ho tutto il tempo e la tranquillità per poterli utilizzare. Però allo stesso tempo non abbiamo voluto creare un qualcosa estremamente costoso in modo tale che tutti possano contribuire nel loro piccolo ad aiutare il settore della ristorazione italiana. Quanti ristoranti, pensate che possano aderire alla vostra iniziativa? Noi stiamo lavorando su 10 ristoranti, in quanto abbiamo fatto. Non dico una selezione, perché qui più che una selezione sono ristoranti che credono in quello che fanno, che credono nell'unirsi, nel stare insieme e portare avanti un progetto. Quindi, come sappiamo, creare dei gruppi è sempre complesso. In 10 ci stiamo riuscendo, stiamo completando questa rosa,
e sono tutti i ristoranti che si trovano a Madrid, nella Comunità di Madrid, quindi di facile accesso al nostro potenziale acquirente che prevediamo che è una persona che viva a Madrid o nella Comunità di Madrid. Questi ristoranti sono ristoranti gestiti da italiani o sono ristoranti magari gestiti da spagnoli o da altre persone di altre nazionalità, però con chef italiano? No, stiamo lavorando al momento solo con ristoranti italiani al 100%, quindi gestiti da italiani al 100%. E quali sono le entrate che voi sperate di ricavare da questa iniziativa e come verranno distribuite? Allora, le entrate speriamo che chiaramente siano le più alte possibili, quindi ringraziamo persone come voi e ci date la possibilità di portare a conoscenza di un pubblico molto vasto queste iniziative, però chiaramente non lo sappiamo. Sappiamo che il passaparola è quello strumento di marketing che funziona meglio. Quindi noi ci rivolgiamo ai nostri clienti che già ci conoscono e con questo fenomeno di essere in 10 sommiamo i clienti di ciascuno di noi. E quindi diciamo, non sappiamo che forza riusciremo ad avere, però ovviamente useremo tutte le nostre reti sociali, tutti i mezzi che sono a nostra disposizione, anche perché fa parte di questo momento di non lavoro nel ristorante per poter essere sempre più vicini ai nostri clienti e interloquire con loro, proporgli, sapere che cosa gli manca, che cosa gli piacerebbe mangiare, e quando verranno, come pensano di venire. È un momento in cui abbiamo tempo per parlare con i nostri clienti. Questa è una cosa veramente molto, molto bella che dobbiamo utilizzare al meglio. Questo comitato è nato per un obiettivo preciso, specifico. Una volta raggiunto l'obiettivo, chiuderà le porte o ha altri obiettivi a lungo raggio, a lungo termine? Ah, diciamo che, come dire, è vero che questo cambio epocale che stiamo vivendo, non sappiamo dove ci porterà. Diciamo che al momento è 100% concentrato nella riuscita, di questo progetto, di questo programma e della voglia della ristorazione italiana, di farsi sentire e questo spirito che sempre in tutto il mondo ci unisce e sia vissuto in prima persona da 10 ristoratori con tutto il suo staff. Poi vedremo dopo che altro potremo fare. E quando sperate di poter riaprire? Avete più o meno un'idea? Vi state preparando per una data a corto, mediano o lungo termine? Perché la quarantena prima o poi dovrà terminare, quindi si ritornerà, se non Certo. alla vita di prima, perlomeno ad uscire, a convivere con la gente. Ma diciamo che speriamo che la quarantena sia tale, quindi che sia 40 o giù di lì. Non sappiamo, ovviamente i ristoranti non saranno gli ultimi ad aprire, perché dopo di noi ci saranno cinema, teatri ed altre attività. Si vocifera metà giugno. Sarà prima, sarà dopo, questo non lo sappiamo. Sicuramente la riapertura in gran parte dipende da tutti noi. Se siamo così bravi come sin d'ora che stiamo in casa e che cerchiamo di utilizzare tutte le precauzioni come se fosse il primo giorno, perché come sappiamo la paura scema, no? Quindi il primo giorno ci si lava le mani, si sta attenti a tutto, il secondo un po' meno. E adesso già dice, vabbè, ma se non me la so presa, perché me la devo prendere adesso? Quindi diciamo, dipende molto da noi. Se continuiamo ad essere così attenti, perché penso che tutti quanti noi lo stiamo facendo veramente bene, probabilmente si potrà aprire molto presto.
Questo ovviamente significherà che bisogna utilizzare tantissime cautele e attenzioni quando si ricomincerà uno stile di vita che ci consentirà di andare al ristorante. Quindi immaginiamo che all'inizio andare al ristorante significa stare con la propria famiglia, con il proprio gruppo di amici, e ovviamente i ristoranti non potranno essere più affollati come erano prima, e come dicevo, noi stiamo lavorando tantissimo sotto l'aspetto dell'igiene e della preparazione e conservazione dell'ambiente ristorante. E quindi questo è un aspetto importante. Sicuramente i nostri governanti sapranno indicarci il momento più adeguato. Non prevediamo che c'è questa grande ondata, come tutti dicono, perché c'è tanta voglia di ritornare alla vita di prima. Sì e no, nel senso che comunque sia, poi la paura rimane un po' dentro. Quindi ci sarà giustamente, forse anche meglio, un progressivo ritorno a usi e costumi che c'erano prima, con delle attenzioni particolari. Ovviamente una volta che si riapre, gli spazi e le distanze di precauzione che anche il buon senso indica, e obbligherà i ristoranti ad avere meno tavoli e ad avere anche una minor clientela, perché lo spazio è quello, e molti ristoranti italiani erano in locali relativamente piccoli. Come conciliare la necessità di avere un numero di clienti per coprire le spese e allo stesso tempo mantenere la distanza che indica non solamente le autorità, ma che indica il buon senso dopo aver vissuto un'esperienza come questa? Diciamo che la ristorazione sembra facile. Far quadrare i numeri della ristorazione invece è veramente molto difficile, e in molti casi si parla di stare attenti al centesimo, anche se può sembrare difficile o addirittura assurdo. I ristoranti normalmente nascono tarati su un numero di tavoli di commensali, quindi diciamo ci troviamo a dover cambiare le regole del gioco quando il ristorante già è aperto. Quindi esistono teoricamente due scenari. Uno scenario è che i prezzi aumentino, perché ovviamente ci sono meno commensali e i costi fissi rimangono uguali, e tanti ristoranti, so in generale, parlo anche di spagnoli e di altri ristoranti internazionali, stanno valutando e percorrendo questa possibilità. Dall'altro c'è un'ulteriore possibilità e studio di come contenere i costi, e qui ecco anche come dire, un'attenzione del costo più alto, che normalmente è l'affitto. Quindi chiediamo per questo anche ai nostri proprietari dei locali di pensare che probabilmente gli affitti di prima non sono più sostenibili, e quindi bisogna rivedere queste quote, e a cascata diciamo tutti gli altri costi. Quindi anche ai nostri fornitori cercheremo di chiedere una riduzione, perché qui è tutto il settore che deve ripartire nel suo complesso. Quindi diciamo, se non vogliamo mandare a casa il nostro personale, cosa che stiamo cercando di evitare, dobbiamo tutti capire che siamo in una nuova situazione. Quindi forse dovranno scendere gli stipendi, dovranno scendere gli affitti dei locali, dovranno aumentare i prezzi, non lo sappiamo. Noi per il momento stiamo investendo, facendo un'attività di marketing, che è la possibilità di dire: compra oggi un qualcosa che usufruirai domani e sicuramente vale molto di più. Quindi questa è l'azione che stiamo facendo oggi. Il domani, diciamo che abbiamo ancora forse un mesetto per capire bene quale potrebbe essere la strada migliore da portare avanti. Ecco, come avete fatto? Tu sei esperto nell'ambito della ristorazione e non da ieri.
Come hanno fatto e come potranno fare i ristoranti che non sono attivi, quindi non hanno dei guadagni, non hanno degli introiti, eppure devono mantenere un minimo di personale? O per esempio, perlomeno lo chef, che è il punto principale, il perno dove poi si muove tutto il ristorante. Ma anche i giovani camerieri, molti di questi sono ragazzi italiani, se non mi sbaglio, che sono venuti, sono immigrati e che vivono una situazione, chi non ha il contratto fisso, una situazione di precarietà. Ecco, come vi siete organizzati? Che accordi avete raggiunto con questi giovani per non avere delle perdite come ristorante eccessive, ma allo stesso tempo non dover questi ragazzi lasciarli disoccupati? Ma diciamo che è un discorso molto individuale, potremmo dire. E in linea generale, purtroppo, si stanno usando tutte le risorse a disposizione per affrontare il primo periodo. E più questo periodo di quarantena va avanti, e più ovviamente ciascuno di noi sta mettendo mano al proprio portafoglio. E in molti stanno utilizzando gli strumenti messi a disposizione dal governo, che sono appunto gli ERTE, che consentono di mantenere sia lo chef, ma anche diciamo, tutti i camerieri, come dicevi tu, perché comunque trovare del personale valido e qualificato è veramente complesso e veramente difficile. Quindi lo chef è un elemento importante, ma tutti quanti sono estremamente importanti. Gli strumenti come la finanziazione, l'ICO, stiamo capendo perché ancora non è chiaro capire come si può accedere e come saranno, e poi ovviamente ogni indebitamento può essere pagato. Quindi stiamo in una fase molto difficile. Perché stiamo consumando tutte le risorse che si erano accantonate, chi era più saggio ne ha accantonate di più degli altri, potremmo dire, e le banche vediamo in che modo realmente ci potranno aiutare. Ringraziamo Andrea Mailanzari e vi invitiamo ad un prossimo forum.